Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ovviamente, come avrete letto dal titolo, faremo da Milano allo Stelvio. Scrivetemi subito nei commenti, secondo voi, quanto tempo ci metterò appunto da Milano, zona Malpensa, fino ad arrivare in cima allo Stelvio. Scrivetelo nei commenti e poi ovviamente lasciatemi un like e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale perché a voi non costa nulla ma a me farete un grosso favore. Bauletto carico con antipioggia e balle varie, attrezzatura per fare video e foto, navigatore, abbiamo qua il nostro bel iPhone 5. Io mi sono vestito, io vi taglio subito il pezzo di autostrada iniziale, quindi ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati finalmente a Bormio. Devo dire che il tempo non fa caldissimo, saranno 15 gradi, adesso ci prepariamo per gli ultimi chilometri per arrivare su in cima allo Stelvio. E niente, ho fatto una tappa a benzina per partire bello carico e proseguiamo col nostro percorso. Ok ragazzi, siamo usciti da Bormio e ora si prosegue verso il passo dello Stelvio. Guardate già che panorama che c'è qua. Questa è una gita allo Stelvio in giornata, partenza alle ore 7, ho due quinti diciamo di autostrada e tutto il resto strada normale. Abbiamo un 32 km tutto curve. Arriveremo allo Stelvio, faremo una tappa pranzo e poi si torna giù perché tra l'altro verso una certa ora danno anche pioggia, quindi non vorrei beccare, ma meglio evitare perché già fa un freddo cane. Dicono che su allo Stelvio ci siano 8 gradi e vi ricordo che oggi è il 20 agosto. Fateci passare, fateci passare, Madonna che paesaggio. Sì, fa già freddo, raga. Vabbè, questi qua, queste cazzo di macchine, che cacchio devono venire a fare allo Stelvio, porco. Che c'è allo Stelvio? Ma figa, ma puoi venire allo Stelvio con la Stelvio? Manco la quadrifoglio. Minchia, che strada stretta, figa. Puttana. Opla, 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 opla. Inizia lo Stelvio, si sale, si sale, soffro di vertigini, siamo troppo alti, Porca loca, Madonna che vista, caga addosso. Oh Dio, non devo guardare giù, mi caga addosso. Eccola, la prima Vespa l'ho trovata. È dietro questa curvetta qua, è dietro qua, è dietro qua. Eccola là, le prime due Vespe. L'ho portata in missione allo Stelvio. E questo coglione qua, puttana Eva, ma sta interno, no, figa. Porco diso, c'è una cazzo di Vespa, tutta tua la strada. Cazzo, forse devo farlo. Beh, solo le
quasi le 11. Che figata, che figata. Ma è lunghissimo, raga, non posso guardare giù, volo via. No, 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 guardo la strada perché sennò piuttosto mi fermo e ammiro il panorama sotto. Ma oh, codiso, cannato curva. Perché? Perché stavo guardando sotto. Nice. Curva interna e via, si va giù. Minchia, sono quasi fermo, cazzo. Ne ho già fatto 3 foto o 2. Abbiamo ancora 8 km di curve per arrivare a Trafoi, superando appunto, cioè voglio arrivare a Trafoi. Poi dopo Trafoi diventa troppo lungo per farlo in giornata, quindi dopo Trafoi si torna su e si trova un posto dove mangiare. Mamma mia ragazzi, che figata. Ferrarino, primo Ferrarino visto. Wow, wow. Vuol dire che già faccio cagare a fare i tornanti. Finché poi in discesa, ciao, una parola. E poi prendiamo più larga, porco digel. Ancora 6 km di curve. Tutto curve e niente arrosto. Allora ho un dubbio. Bauletto, tanta roba. Comunque secondo me sì, viene a piovere, non adesso, dopo, ma secondo me sì, guardando il cielo dall'altra parte è più bello, da questa parte un po' meno. Cosa c'è su? Una limousine, figa. Ah, un aeroplano ci passa. Porco due, ma che cazzo è? Perché quello lì? Che cazzo fa? Ma che cazzo fa quello lì? Ma porco Dio, sei scemo. Ma porca loca. Ma cosa devi fare con sta macchina di merda? Ma sei... Ma è capace questo qua di guidare? Ma porco Dio. Ma questo è scemo forte. Sono su come un tronco di milioni di anni che non schiodi manco con le cannonate. Beh, sicuramente penso che siamo usciti dallo stevio. È ancora stevio, ma dove cazzo siamo? So che ormai ci siamo, Beh, va là, io torno su dopo, Questa qua non mi piace mica, questa strada qua. Non è più stevio qua, cos'è? Scusa lei sta roba qui, no. Ferrarello. Ferrarello. Oh, frenatina. Siamo quasi ragazzi, siamo arrivati al capolinea del nostro giro. Dopodiché si inizia nel tornare indietro. Ma lo stadio finiva qua. Ragazzi, arrivati al capolinea, siamo arrivati a Trafoi, che non so che cazzo sia. Ho messo questa località qua, adesso riverifico col navigatore. Vediamo dove cazzo sono finito. Stelvio, beh, Trafoi, Stelvio, sempre Stelvio. Beh, ovviamente lo Stelvio principale è quello là. Trafoi. Adesso qua io mi fermerei. Orco 2. La Madonna, quante là! La Madonna, quante Mustang! Ragazzi, siamo arrivati a Trafoi finalmente, dopo un po' di strada. Devo dire che lo stelvio mi è piaciuto, ma l'ultima parte per arrivare fino a qua non mi è piaciuto un granché, anche perché non sembrava più il stelvio, sembrava un passo normale, anche se era pieno di tornanti. Adesso rifarò la strada al contrario, per tornare sullo stelvio, e dopodiché troverò un posto dove mangiare per poi tornare passando da Ponte di Legno e tornare verso casa, zona Malpensa. Quindi ragazzi, devo dire tanta roba, visto che ho deciso di andare ieri praticamente allo stelvio, ho preso, sono venuto, bello, mi sta piacendo, e continuiamo col giro.